Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, scalogno o cipolla, carote, coste di sedano, patate tagliate a cubetti, pomodori piccadilli, olio, provola, acqua, parmigiano, sale, pepe e dado vegetale Bimby. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il trito del parmigiano in una ciotola e mettiamolo da parte, ci servirà successivamente per mantecare la pasta. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno la cipolla o lo scalogno, quello che preferite, le coste di sedano, una parte delle patate assieme alle carote e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 10. Premiamo sul fondo del boccale, recuperiamo anche quello che c'è sul coperchio. Aggiungiamo l'olio. Facciamo insaporire per 5 minuti a gradi, velocità 1. Aggiungiamo i pomodorini. Aggiungiamo il resto delle patate e facciamo cuocere per 7 minuti a gradi antiorario, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua, faccio vedere prima la consistenza, le patate come vedete sono rimaste intatte grazie all'antiorario. Aggiungiamo l'acqua, aggiungiamo il sale, il pepe, il dado vegetale che abbiamo fatto con il Bimby, il chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 10 minuti a gradi antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per il tempo indicato nella confezione, nel nostro caso 11 minuti. Gradi antiorario, velocità soft. La pasta è cotta,
Trasferiamola in una pirofila e manteghiamola con la provola e il parmigiano. La pasta è pronta, l'abbiamo mantecata con provola e parmigiano, adesso andiamo a impiattare. Pasta e patate, grazie e alla prossima ricetta!